Ciao Dolcinicorni, oggi nuova ricetta slime. Questa ricetta è veramente super super facile e ovviamente senza colla, come avete letto nel titolo. Gli ingredienti per questa ricetta sono tre e sono lo svelto, perché io utilizzo questo qua, mi trovo veramente benissimo. Non vi so dire le altre marche che possono servire per fare lo slime, diciamo, con il detersivo per i piatti, perché io uso soltanto lo svelto e mi sono trovata sempre bene. Però ho saputo forse anche il V5, però non so dove si possa trovare, il bicarbonato, qualsiasi tipo di bicarbonato, e poi per finire e per addensare tutto io uso sempre il Dixon, questo qui alla lavanda, perché mi trovo veramente super super bene. Ovviamente avrete bisogno di una ciotolina e di un piccolo cucchiaino per mescolare il tutto, e adesso iniziamo. Per prima cosa, ovviamente, vado a versare lo svelto. Fatto questo, andiamo a versare il bicarbonato. Io vado sempre a metterlo così a piccoli pizzichini. Ok, non dovete esagerare, mi raccomando, perché sennò lo slime poi non riesce. Ok, così può anche bastare. E adesso andiamo a mescolare. Come potete notare, lo svelto è super super denso come, diciamo, detersivo per i piatti, quindi va alla grande per poter fare lo slime. Quando andate a mescolare il tutto, mescolate, mi raccomando, piano piano piano, in modo tale che il bicarbonato non faccia poi i grumi, che comunque sono bruttissimi da vedere nello slime. Dopodiché andiamo a versare il Dixon in modo tale da far addensare lo slime. Andiamolo sempre a versare poco alla volta e mentre mescoliamo. Come potete già notare, già si sta formando lo slime. È veramente bello questo slime perché non ha bisogno di coloranti, dato che comunque lo svelto è già verde, quindi risparmiate anche sul colorante. Adesso che lo slime si è praticamente già formato, guardate che carino, io lo chiamerò Slimer perché mi ricorda tantissimo il colore del fantasmino dei Ghostbuster, e quindi questa volta mi sa che il nome ce l'ho trovato già io. E fatto questo, guardate che si stacca già dalle pareti, possiamo andarlo poi a prenderlo con le mani e giocarci. Guardate che bello, io lo adoro, guardate che bello, è super super gelatinoso, guardate, tipo gelatina slime, è veramente bellissimo. Questo qui, se voi volete, potete anche metterlo sotto l'acqua, sciacquare un pochettino per togliere i residui dello svelto e poi giocarci tranquillamente. Io non lo faccio perché sennò il video dura tipo mezz'ora, quindi evito, ma guardate che bello, guardate, è colorato ma è anche semi trasparente, è veramente troppo troppo carino. L'unica cosa è che lascio un pochettino le mani con il sapone, ma ripeto, potete passare l'acqua e tutto va via anche dallo slime. È veramente troppo carino, uno slime senza colla, facilissimo da fare in casa, e ve lo consiglio tantissimo. Spero che questo video vi possa essere stato utile o comunque vi abbia tenuto compagnia. Se è così, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdermi i prossimi video e seguitemi su Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!